Salve a tutti, oggi siamo con Alessio e Irene Guzzo, che sono due fratelli molto giovani e sono di Camerota e sono allevatori a Camerota, fanno anche il No. formaggio, scusa, a San Giovanni Appiro, giusto, cioè, ma vedi, San Giovanni Appiro, vabbè, diciamo che lo possiamo recuperare questo. Ecco, allora, Alessio c'ha 29 anni, Irene ce n'ha 22, poi c'è anche un terzo fratello che adesso non vediamo, che è più piccolo. Insomma, sono tutti 15 impegnati. Quanti? 15? 15 anni, cioè. 15 anni. Ecco, Sì. vabbè, quindi fra poco comincia anche lui a dare una mano, diciamo seriamente. Ecco, ora, con Alessio e con Irene io vorrei cominciare appunto partendo dal fatto che loro sono giovani, molto giovani, e vorrei che noi siamo sempre così, ci domandiamo sempre perché un giovane, diciamo oggi nel 2021 per intenderci, debba faccia l'allevatore in Cilento, no? Rispetto a altre possibilità, certo, non è che sappiamo tutti, l'Italia non è che c'è tutto sto lavoro in giro, insomma, no, però diciamo ci sono comunque delle alternative, ci possono essere delle alternative. Ecco, quindi è importante capire anche perché io sto cercando di ragionare anche sul futuro di questo settore e il futuro richiede un ricambio generazionale perché ci sono molti allevatori che sono anziani. Ecco, detto molto chiaramente, e quindi magari fra 5 anni questi allevatori anziani saranno in pensione, si staranno seduti su una panchina a riposarsi dopo anni che hanno camminato e sono stati al freddo e al sole. E quindi ci vuole una nuova generazione. Ecco, allora per questo, ecco, io chiedo, cominciamo magari da Alessio, ecco, che se ci racconti un po' come ci sei arrivato tu qui? Se era una cosa normale perché appunto tu poi stai dentro una famiglia di allevatori oppure diciamo e quindi hai fatto già un percorso da piccolo, no? Che il papà ti portava insieme con gli animali, tutte queste belle cose e quindi alla fine tu hai detto vabbè, questa è la mia scelta perché alla fine ti è cresciuta anche una passione. Oppure insomma, qual è il percorso che hai fatto? Prego. Allora, buonasera. Diciamo che da piccolo, quando era tempo di semina, che i miei nonni seminavano, andavo sempre con mio padre, mi svegliavo presto la mattina. Diciamo che è stata una cosa che mi ha sempre appassionato. Però, sapendo che non era facile, sono finite le scuole medie, sono andato anche in scuole superiori, ho fatto 2 anni. Però poi mi sono ritirato. Diciamo che i miei nonni nel frattempo avevano sempre animali tipo capre, pecore. Quando avevo tempo libero andavo da loro, mi sentivo a mio agio insieme a loro, mi piaceva la natura, gli animali. E è cominciato più per hobby. Lavoravo dopo che mi sono ritirato da scuola. Però avevo sempre 5-6 capre e quando avevo tempo andavo con mio nonno, sia i nonni paterni che materni, loro quello avevano, diciamo. Dopo qualche annetto, diciamo, non ero soddisfatto tipo, sì, lavoro sarebbe stato più facile, si andava al lavoro, uno stipendio a fine mese sicuro, però non ero soddisfatto, diciamo. E così da qualche anno ho incrementato un po' con le capre, ho acquistato animali, soprattutto sulle capre, diciamo. Come le nostre zone, diciamo, ho preferito la Cilentana perché è più rustica, più forte come animale. Ho anche qualche pecora. Ma diciamo la maggior parte tutte capre. Ho messo anche un po' di Girgentana, ma la sto togliendo perché è un po' più anche più debole È più delicata, diciamo, sì, è più rispetto alle delicata, altre. brava, sì. Qua diciamo
più una capra che per la stalla andrebbe meglio. Certo. Quello dico. Io adesso ti fermo perché vorrei che parlasse un attimo Irene, poi dopo torniamo. Tu hai detto un sacco di cose, quindi io ti faccio poi una serie di domande, insomma. Però ecco, vorrei che Irene, anche lei, anche se brevemente, magari anche come vuole, insomma, dica appunto, mi racconti qual è il percorso che hai fatto. Prego, Irene. Buonasera. Allora, io ho fatto 2 anni da barbiere e mi sento invece dalla natura. Tu hai fatto l'alberghiera a dove? A Sapri o a, come si chiama, a Castelnuovo Cilento, per intenderci? E hai fatto però solo 2 anni. E Sì, mi sono ritirato. come mai? Cioè, non ti piaceva? Diciamo di no. Diciamo di no, va bene, ok. E quindi adesso, poi dopo, a un certo punto, tuo fratello ti ha tirato in questa avventura, oppure com'è andata, diciamo, ecco. T'ha tirato, vabbè. Ok, senti, allora, Coinvolta, diciamo. l'hai coinvolta, appunto, no? Voglio dire, perché poi alla fine anche nel tuo percorso che tu hai fatto, Alessio, cioè la famiglia, mi sembra di capire, ha giocato un ruolo importante, no? Perché tu dicevi che fin da piccolo, no? Tuo padre, tuo nonno, e quindi in qualche misura, no? Ti hanno familiarizzato, ti hanno reso, come dire, questa scelta anche una scelta possibile, nel senso che avevi anche delle competenze, no? Perché appunto poi vedevi i discorsi si facevano in casa, immagino, no? Tutta una serie di cose. Ecco, ora tu dicevi, no, che hai queste cilentane che sono molto belle, sono cilentane prevalentemente nere, no? Se non Sì. mi sbaglio. Ecco, ora, tu hai pensato alle cilentane nere per un qualche motivo, rispetto, per esempio, che c'è l'alternativa potrebbe essere la fulva, no? Hai detto che sono sicuramente degli animali, che sono ben adattati alle condizioni che ci sono da un punto di vista dei pascoli, del territorio. Tant'è vero che dicevi che ho provato a mettere no, la capra di Girgenti, invece è più delicata. Ecco, racconta un po' questa scelta e poi anche racconta un po' anche le pecore, che pecore sono, diciamo, che tipo di razza di pecore hai. Prego. Allora, diciamo che come cilentana qua, diciamo come mantello è nera, grigia e fulva, come avete detto voi. Sono simili come, diciamo, come animali. Vorrei aumentare più sulle nere e sulle grigie. Come diciamo semplicemente diciamo di colore, sono simili come anche come mammella, come sono abbastanza simili. Le pecore sono diciamo un paio matricce e 2 facce rosse, diciamo, come sanno. Sono Come poche sanno? come pecore, perché piacciono a mio nonno ancora, diciamo, qualche animale suo in azienda. Ah, quindi la passione per le pecore ce l'aveva tuo nonno. Sì, anche io, ma di meno, preferisco le capre, diciamo. Ah, le capre sono più intelligenti, diciamo, delle pecore, no? Diciamo, sì. hanno più iniziativa, diciamo, ecco. Sì, brava. Anche per la zona che abbiamo, è meglio, diciamo, come macchia, come rovi, la capra si adatta meglio. La pecora, se Certo. non c'è, non Ecco, facciamo. a proposito di pascoli, no? Ecco, volevo capire un po' come sei organizzato, cioè dal punto di vista dei terreni. Ci saranno sicuramente dei terreni di famiglia, insomma, terreni vostri, poi magari c'è un po' di affitto di qualcuno, e poi volevo chiederti della fida pascolo. Ecco, fammi un po' un quadro di questa situazione. Sì, allora, come fidapascoli io non ne ho. Ho fatto richiesta l'anno scorso dicendomi che era quasi finita, diciamo, mi avevano offerto 4 ettari,
di cui due erano pascolabili e due erano, diciamo, meno raggiungibili. Ho preferito rifiusare perché, prima perché erano un po' lontani dalla mia zona, diciamo, dove ho la stalla, e poi perché non mi conveniva, diciamo, questi Allora, quattro ettari. Ho pensato. lo sai che l'anno scorso il sindaco di San Giovanni a Piro non ha fatto pagare le fidapascolo. Sì, lo so. Purtroppo come. Cioè, le potevi prendere senza pagare, ecco, questo ti voglio dire. No, non me ne è andato, non ce n'era più a disposizione, diciamo. Ma questi 4 ettari c'erano, non li Sì, potevi prendere. però pure per arrivarci mi era un po' scomodo. Ah, ci voleva molto, molto di strada, diciamo. Sì, quello Ah, è. E diciamo, ho scelto. quindi tu, scusa, tu c'hai quante capre c'hai poi alla fine? Quali sono i numeri? Per capire. Diciamo adesso in azienda, compresi i becchi, sono più o meno un centinaio. Un centinaio, quindi già comincia a essere un bel gregge, diciamo. Sì. Quanti becchi c'hai? Allora, sono tre neri, due grigi e due fulvi per il momento. I Caspita. fulvi li volevo togliere, volevo fare grigi e Ma lo sai che bisogna stare attenti, no? Poi non so, adesso tu credo che abbia donato Cusatis come veterinario, neri. Sì. no? Però c'è il tema della consanguinità di cui bisogna stare attenti, no? Perché poi alla fine questo Sì. discorso dei becchi magari è importante avere, adesso a prescindere dal fatto che uno vuole avere una certa uniformità, però averne più, come il numero che c'hai tu, io non ho mai incontrato ancora nessuno che c'ha tanti becchi come c'hai tu, però mi sembra importante per evitare proprio questa consanguinità eccessiva, capito? No, vi spiego subito. Diciamo che sono becchi, un paio li ho cresciuti, gli altri li ho comprati. Sono tutti di sangue diverso, diciamo, no, come Bravo. animali, sapendo già questo fattore qua. E diciamo che mi piace anche selezionare gli animali, per questo ho incominciato in questo modo. Ah, stai facendo una selezione, ma anche sulla produttività, spero. Produttività, sì, anche come forma dell'animale e queste Certo. cose Senti, ecco, qua. volevo sapere, ma tu c'hai un problema di duelli tra le capre con le corna? Sì, dipende a periodi, quando sono in accoppiamento, diciamo, non sempre. Ma tu c'hai avuto dei morti? Degli animali morti per i duelli? No, per i duelli no. Ho capito. Magari qualche gamba fratturata, sì, ma morte no. No, Capita perché sì. che si fanno male tra loro, capita, sì. La cilentana c'ha un bel paio di corna, se ti prendono delle parti molli, ti fanno del danno, insomma, no? Questo sì. Senti, ecco, e quindi invece veniamo ai terreni tuoi, perché alla fine tu quanti ettari c'hai per pascolare 100 capre? Allora, mi spiego subito. Da contratto ne ho una quindicina, sono contratti di affitto. Sono 3-4 ettari di proprietà di mio nonno. Ah, ok. Sì, qualche particella piccola anche di nostra proprietà, di mio padre. E ho altri contratti in affitto di, diciamo, se sono paesano qua mi ha fatto questo contratto, sono più o meno sono 10 ettari. Quindi c'hai complessivamente circa 15 ettari a disposizione. Ecco, Sì, però poi ci sono altri appezzamenti di terreni dove mi fanno pascolare e io in cambio o gli mantengo pulito il terreno o lo concimo, stesso con gli porto all'esame, soprattutto negli uliveti, diciamo. parlami un po' di questa cosa degli uliveti, perché c'è una certa diffidenza a mandare le capre. Anche se tu, per esempio, stai in una zona dove c'è le pisciottane, quindi non è che parliamo di piccoli alberelli che le capre chissà che cosa gli possono fare. Però molti dicono no, le capre no, le pecore sì, però le capre no, perché le capre fanno danno. Ecco, raccontami un po' com'è la vicenda. Sì, da noi ci sono qua, ci sono le pisciottane, ci sono anche piante piccoline. Dipende pure, non è che li lasci là una giornata, dipende se ci fai una mangiata e via, se no sì, fanno un po' di danni, ma è difficile. Poi dipende dai periodi che li porti, diciamo, Certo, ho quello capito. pure è importante. Se poi c'è l'erba che non ne toccano poco, foglie, diciamo, sugli olivi.
se mangiano bene per terra non hanno sti problemi. Poi le pisciottane, prima che arriva le foglie, ha voglia di C'è salire. qualche piantone più piccolino, ma è difficile che vanno, Cioè, diciamo. si dovrebbero arrampicare sugli alberi, cosa che le capre sanno anche fare, ma sulla pisciottana non è proprio facile, perché No, quello è brutto, neanche che magari se sta un po' di più e non c'è niente per terra, pure con i denti vicino al tronco. Ah, si mangiano la corteccia. Eh sì, si mettono a giocare, diciamo, quello è brutto più, Senti, diciamo. ma l'acqua ce l'hai in questi terreni, in questi 15 ettari? C'è qualche sorgente, qualcosa? Sì, Oppure e devi... diciamo, dove sto, tipo, l'anno scorso, sono pascoli un po' di mio nonno, un po' sono, diciamo, che mi fanno pascolare. C'è una sorgente e ci sono dei ruscelli. Diciamo, l'estate, siccome fa caldo, le caccio verso le 7 la mattina, verso le 11 poi si fanno il loro giro, come, diciamo, solito loro, e poi bevono un mandrino, le chiudo. Poi verso le 4 di nuovo scendo, escono a bere, fanno sempre la solita. Diciamo, una volta che hanno la loro zona, fanno tutte da loro, diciamo. Poi Quindi verso le 7 e mezza, le 8 risalgono, bevono e le chiudo di nuovo. ho Hanno capito. acqua l'estate, acqua a volontà, diciamo. Ah, perfetto, vedi, quindi non c'è un problema d'acqua. Senti, No, ti volevo chiedere, allora tu questi animali, no? Poi ci sono due passaggi importanti per le capre. Uno è il discorso dei capretti, diciamo, no? Che vorrei parlarne un po' con te. E poi c'è il tema della mungitura. Ecco, se mi fai un ragionamento sul problema dei capretti, dico problema perché so che i prezzi sono assolutamente ingiustificabili, diciamo, no? Da un punto di vista di quello che ti danno per un capretto. Quindi vorrei capire tu come ti stai muovendo. L'altro è questo discorso invece della mungitura, cioè quando è che tu cominci a fare la mungitura delle capre e poi come sei organizzato rispetto a, appunto, alla gestione del latte, ecco, perché sappiamo che il latte, per esempio d'estate, quando ci sono temperature alte, è meglio che non sia a temperature alte, perché sennò la carica batterica schizza come si dice, insomma, schizza verso l'alto, ecco. E invece va contenuta, no? Il più possibile. Prego. L'anno scorso con i capretti c'è stato, diciamo, è andato un po' male. Si parlava di 3,50-4 euro. Io l'ho venduto a 4 euro, però solo i maschi. Le femmine le ho rimaste tutte per rimonta. Più o meno erano una trentina, le ho tenute tutte perché era poco come. Quest'anno invece c'è stato qualche aumento, diciamo, qualche euro in più sui Cioè, capretti. quanto stiamo quest'anno? Su? Quest'anno anche i 6 euro li hanno pagati, diciamo. Ah, quindi sei riuscito a venderne un po' a qualcuno anche a 6 euro. Sì. Però sì, diciamo, sono aumentati i capretti, però è aumentato anche, diciamo, il fieno, l'avena. Siamo più o meno, se facciamo un paragone, è la stessa cosa. L'anno scorso costava di meno e i capretti di meno. Quest'anno, capito? Ma tu come questi capretti poi li allevi solo con il latte oppure gli dai qualcosa anche? Dopo, diciamo, dal secondo mese, da un mese e mezzo, incomincio anche con un po' di favino schiacciato, un po' di foraggio. Ho capito. Diciamo. Ecco, e poi invece volevo che appunto tu mi dicessi un po' delle mungiture. La Cioè mungitura. Come la fai, quando la fai, e come gestisci questo latte? No, se stai sopra, se stai lontano da diciamo, no, il tema della refrigerazione diventa importante, i tempi che... queste cose qui, prego. Allora, diciamo di questi periodi, adesso a breve tolgo i capretti, incomincio a mungere. Purtroppo, finito di mungere la mattina, a volte viene mia madre con mia sorella, lo vengono a prendere, sennò devo scappare io a casa e lo porto e loro, diciamo, lo lavorano. Devo fare un po' avanti e indietro.
Senti, adesso te, queste tue capre, quanto, se tu sei in grado di dirlo, cioè nel senso di hai fatto mai un tentativo di misurarlo, quanto latte ti fanno, diciamo, quando stanno in produzione di latte? C'è anche la capra che ti fa 1 litro al giorno, diciamo. Quindi tu le stai selezionando perché tutte le tue capre arrivano a fare almeno 1 litro al giorno, diciamo, quindi Sì, anche questo, cercando. se ci riesco, sì, ci sto provando, sì. Senti, no, ecco, che ti volevo dire? Quindi tu fai una mungitura a mano, Tutto a 100, mano, sì. tutti, 100, tutte 100 le capre. No, vabbè, dipende. Tipo adesso ne sono partorite una quarantina. Sì, La quarantina. le altre partoriscono. Ecco, ma Per questa cosa di, fiammare. scusa, Dimmi. questa cosa di tenere, diciamo, le capre, i capretti femmine, diciamo, no, che tu hai detto io mi sono tenuto le femmine. Boh, adesso ti voglio dire, qual è il limite che ti sei dato per, diciamo, da raggiungere come massimo per il tuo gregge? Cioè, quanto puoi ancora, a parte Come le sostituzioni che ci sono, perché la capra quando magari c'ha 7-8 anni, no? ti dico subito, come numero, se non riesco a trovare altra zona, più o meno questi, un 100-120 ne posso tenere. Però poi, diciamo, quelle che ho cresciuto l'anno scorso, le novelle, diciamo una decina le ho pure vendute ad un amico. Ho Sì, capito, quindi c'è anche le ho pure vendute. l'opportunità, perché tu c'hai dei begli animali, quindi giustamente Sì, qualcuno può essere interessato a comprare un po' dei tuoi. ci siamo conosciuti così. Un amico sta vicino a Buccino. Tramite Facebook ci siamo conosciuti e a novembre gli hanno dato una decina per rimonda, Ok, diciamo, sì, alle parle. certo. Ecco, senti una cosa, questa cosa invece, quindi se invece riuscissi a avere un po' di terreno dalla Fidapascolo, aumenteresti il numero? Sì, anche se riesco pure a trovare altri contratti privati, magari di spostarmi anche come zona, magari già adesso mi sposto più o meno ogni 2 o 3 mesi, mi sposto e diciamo che mangiano sempre verde le capre. Diciamo una zona di uliveti, c'è un castagneto, fra un po' me ne passo, mi sposto una costa dove c'è macchia mediterranea. Se è maltempo gli do un aiuto io con foraggio e un po' di avena. Ecco, questo foraggio, questa avena, come, dove la recuperi? Cioè la produci te oppure diciamo la compri? Come fieno, sì, qualcosa la produciamo noi, ma se poi stesso qua in zona la compriamo. Anche l'avena, farina la compriamo qua in zona. Per il momento vorrei fare qualcosa anche di semina, ma Ma è tutta roba che compri da qualche produttore oppure la compri da quello che vende i mangimi, per intenderci? no, da un grossista, diciamo. Un Mangimi, grossista, vabbè. diciamo, di zona. Sì. Senti una cosa, ecco, e vabbè, e quindi questo però glielo dai ogni tanto per integrazione. Poi immagino il fieno quando sti giorni che pioveva, per esempio, no? Immagino che le tenevi al coperto e quindi gli davi un po' di fieno da mangiare. Sì, quando un aiuto, quando partoriscono, quando hanno i capretti, poi quando è maltempo, magari un'oretta, devono pure, si fanno una girata veloce, poi le chiudo e gli do un po' di fieno. Certo. Senti, ecco, come stalla, come stai messo? Cioè, c'hai un ricovero come si deve? Oppure è da rifare, diciamo? Diciamo, come stalla, la principale è messa abbastanza bene, gli ho dato io una aggiustata, era diciamo di mio nonno, è circa un 110 metri quadrati, più c'è un mandrino coperto esternamente. Sì. È messa, gli ho dato io una aggiustata, diciamo, gli ho fatto un po' di intonaco che sempre l'anno scorso è uscita, che si doveva fare per bene, abbiamo fatto un po' di rinnovamento un po' tutti qua in zona. Ah, ecco, quindi. Quindi va bene. E poi invece, allora, questo latte, adesso poi facciamo parlare un po' Valeria, visto che lei insieme con mamma poi lo lavora, arriva a, diciamo,
a casa, dove? Nella sede dell'azienda, dove c'avete un posto dove si fa. Voi siete a, cioè, c'avete un laboratorio? Questa è la domanda, poi. Un Questa è la domanda. laboratorio? No, abbiamo tipo sì, una stanza dove si occupano loro, diciamo. Ecco, vabbè, quindi arriva lì e lo lavora Irene insieme con vostra madre. Ecco, vorrei che Irene ci raccontasse un po', uno, che formaggi fate, no? E poi, diciamo, quelli che sta facendo lei, perché immagino che lei adesso è da poco che si sta dedicando, no? E quindi immagino che la mamma, diciamo, sia quella esperta casara, diciamo, ecco. Però, ecco, quello che già fa Irene e quelli che fa poi invece tua madre. Ecco, vorrei che dicessi qualcosa, prego. Allora, il cacio ricotta. Sì, tu, cioè, questo lo fai tu, diciamo, tu fai il cacio ricotta, sì. Sì. Certo, Aiutata da mamma. e poi fate anche delle tome con il formaggio. Sì. E poi che altro fate? Cioè, volevo sapere se facevate qualche formaggio magari morbido, capito? Cioè, che non sia la ricotta, ma che sia formaggio vero e proprio. Ecco. No. Non lo fate. Per il momento no. Ah. Diciamo in zona questo si usa la toma e cacio ricotta. Sì. No, Da noi. no, no, questo infatti lo so. Ecco, la domanda è, Irene, tu ti piace fare questo tipo di attività? Io dico, sto parlando poi soprattutto dalla parte di lavorazione del latte. E poi se ti piace, se tu pensi di fare magari un corso da qualche parte di caseificazione. Prego. Diciamo sì, mi piace. Però volevo chiedere appunto se pensavi di fare un corso da qualche parte. Perché poi va bene, la mamma è brava, c'ha la tradizione, eccetera, però c'avete 100 animali, poi va bene, non tutti sono da mungere, però ecco, se Alessio riesce ad avere un po' più di terreni e quindi a aumentare anche il numero, dopodiché il latte c'è per fare formaggio, allora lì bisogna fare, magari si possono fare anche provare a fare dei formaggi che non sono il cacio ricotta, la toma. E però bisogna imparare le tecniche, questo dico. Prego. Sì. Tu che dici, Alessio? Come la No, vedi? stavamo vedendo per fare un corso online per il momento. Diciamo questa pandemia ci ha un po' frenati, bloccati, un po' tutti. Giustamente. Abbiamo visto già per il momento vorrebbe fare un corso tipo online, poi magari più in là fare Certo. qualcosa. Certo. Comunque noi faremo un po' di giornate formative, per cui ovviamente poi vi faccio sapere tutto, rendiamo pubblico, faremo 4-5 giornate proprio sul latte e la caseificazione. Abbiamo un esperto, che è il professor Ru Roberto Rubino, che è l'ideatore del metodo Nobile, da cui è venuto fuori il latte Nobile, che è diciamo, è legato poi sostanzialmente agli allevamenti. Usano il metodo Nobile come sistema di alimentazione, che significa 70% se sono ruminanti di animali, 70% almeno di erbe e fieni e solo il 30% di cereali, granelle, leguminose e così via. Ecco, quindi voglio dire io questo per dire che insomma, quando faremo questi eventi ve lo faccio sapere, se partecipate a noi ci fa solo che grande piacere. Saranno Come non delle mezze giornate, diciamo, tra la teoria e la pratica, ecco, in maniera tale che, perché c'è un po' di teoria che bisogna saperla, perché se parliamo del latte bisogna sapere com'è fatto il latte. Però poi ci sta anche il discorso delle temperature, ci sta il discorso, no, dei tempi, che sono questioni più tecniche, più pratiche. Ora, quello che volevo dire era appunto.
ragioniamo un attimo sul futuro, no? Perché appunto Irene potrebbe fare questo corso, fare dei corsi di formazione, magari occuparsi, essere, diventare la casara. Ecco, però nel complesso vorrei capire come, che azienda avete in mente di avere da qui a 5 anni. Cioè, Alessio, tu fra 5 anni, uno, come pensi appunto che debba essere strutturata la tua attività? Sia dal punto di vista del numero degli animali, sia dal punto di vista appunto, che ne so, il caseificio aziendale, la vendita diretta, cioè anche la parte che riguarda poi, come dire, il mercato, no? Quindi vendere i prodotti, ecco. Prego. Diciamo, per quanto riguarda, diciamo, il latte, abbiamo pure con mio cugino, abbiamo pensato anche di magari in un futuro anche di fare tipo un mercatino, un punto vendita. L'idea del caseificio sì, ci sta, ci avevamo pensato di fare un caseificio in azienda qua. Vediamo se riusciamo a incrementare qualcosa. No, perché tra le altre voi siete giovani, cioè il PSR c'ha tutta una serie di fatti positivi per i giovani, cioè come possibilità di finanziamento, no? Per dire, uno vuole farsi il caseificio, io dico PSR incluso, no, anche i bandi che fa per esempio il GAL. Io ho parlato con alcuni giovani che stanno facendo la stalla, che stanno facendo il laboratorio e che sono stati finanziati dal Gal Casacastra, per dire, capito? Sì, questo sì, mi sto informando anch'io, magari. Ci sono un po' di soldi a parte il primo insediamento, ma c'è anche un po' di soldi per chi fa dei progetti che sono finalizzati come dire, a rafforzare l'azienda, no? Ed è giovane, si è giovani, capito che voglio dire? Quindi questo, vedete di stare attenti perché sono opportunità. Ora, appunto, continua un po' a ragionare su questo discorso del futuro perché volevo capire appunto che cosa pensi di fare da un punto di vista dei terreni, se pensi di acquistarne. Ovviamente io spero che questa storia della Fidapascolo tu riesca a risolverla, nel senso che evidentemente tu sei arrivato da poco, no? Ci sono tutta una serie di altri che da decenni hanno dei terreni, quindi bisogna che tu abbia il tuo spazio, ecco, questo voglio dire. Prego. Sì, sicuramente in futuro, se avrò la possibilità di acquistare terreni anche per fare un po' di semina, c'era già questo progetto, diciamo. Ampliare anche un po' la stalla, farla un po' più moderna, diciamo, pure questo come progetto. Se c'è la voglia c'è, se ci sarà la possibilità. Si farà un po' meglio un po' tutto. Va bene, io vi ringrazio, credo che la vostra sia una bella storia. Se poi riesci a fare appunto queste cose anche con tuo cugino, no? Diventa interessante anche dal punto di vista della famiglia. Sì, questo sì. Già quest'anno, diciamo, abbiamo collaborato, questa estate l'abbiamo tenuta insieme, diciamo, Collaborare ci siamo alternati. E poi se voi mettete insieme i vostri greggi dal punto di vista del fatto che invece di fare necessariamente due caseifici aziendali, ne fate uno solo, che lo gestite insieme, cioè voglio dire, potete essere al 50% proprietari uno e l'altro, no, magari ecco, questa cosa vi aiuta, tanto il punto è avere anche un po' di prodotto, no, poi da poter vendere. Cioè, parlo di formaggi, eccetera, perché se fate dei prodotti, se riuscite a fare dei prodotti veramente di qualità, no, poi dopo se c'hai anche una quantità di prodotto e riesci magari a venderla su dei mercati, no, voglio dire, io penso soprattutto alla ristorazione, ma anche ai consumatori privati, diciamo, ecco, quindi non lo so, ecco, mi auguro che potete trovare anche un terreno di collaborazione da questo punto di vista. Come no, si potrebbe fare. Speriamo che, diciamo, vada un po' meglio tutto.
situazione. No, già abbiamo più job, ci abbiamo pensato. Diciamo, insieme, avendo poco territorio, non è possibile con gli animali, però un casificio insieme magari si potrebbe fare. Certo. Ti aiuta vicenda, non fa male. Va bene, grazie. Grazie a Grazie voi. mille. Buonasera. Aspetta che...